papà e mamma. Era 1991, ottobre. Avevo invitato mio padre a venire a Catania perché lui compiva 79 anni e mia suocera 80. E il papà mi ha detto: verrò perché sarà l'ultima volta che verrò. Quando è tornato la mattina della domenica, io sento tossire in questa maniera strana e uno squillo di telefono. Capisco che mi vuole chiamare, corro giù di corsa e lo vedo proprio che sta malissimo col sangue e dico: dai papà, vieni, andiamo in ospedale. C'era lì un medico e mi fa: ah, lei è la figlia del numero, noi faccio del numero di Guerini Giovanni. Dice: guardi, non c'è più niente da fare. Dopo 15 giorni telefonato, dice: torna che il papà sta morendo. È stata una batosta, una cosa terribile. Era nel letto, mi ha visto arrivare, si è sollevato e mi ha detto: bene, sei qua, sei messo sul letto, vieni qua che ti devo parlare. E mi fa: allora, io ho sistemato tutto. Dice: tu sei la più grande. Dentro il libretto ci sono i soldi che devi distribuire a Natale ai tuoi fratelli. Tu li prendi e ve li dividete. Era sereno, cioè proprio ha accettato questa situazione perché era così, perché era una persona grande, un grand'uomo. Non è stato facile. No. Sì, mi ha fatto ancora i complimenti: brava, tu vai avanti così, diglielo a Leonardo, tu vai avanti così, tranquilla, la cosa, eccetera. Cioè lui era contento di quello, della forza che stavamo dando noi, che dimostrando, e perché lui era un uomo così, anche lui forte, non era certo uno che stava a piangersi addosso.